benvenuti in questo secondo video del videocorso in opzioni, un corso di base di Amica Borsa. Oggi parliamo di sottostante. Che cos'è il sottostante? Il sottostante è quello strumento finanziario che fa da riferimento al derivato. L'opzione, come anche ad esempio i future, è uno strumento derivato e quindi il suo valore si basa anche sul valore del suo sottostante. Quindi, come sottostante, un'opzione può avere di conseguenza un'azione o un indice di borsa o un rapporto di cambio valutario, quindi ad esempio un cross come euro-dollaro o una materia prima. Quindi, come dicevo, l'opzione è strettamente legata all'andamento del suo sottostante, dal quale dipende il suo valore, ma non solo da questo, perché come vedremo in seguito nei nostri approfondimenti, l'opzione è influenzata anche da valori quali il tempo che passa, la volatilità e così via. Facciamo subito un esempio. Le opzioni che hanno come sottostante l'indice Eurostox 50 sono quotate sul mercato Eurex e il loro andamento ovviamente dipenderà da come si muove questo indice Eurostox 50. Sul sito www.eurexchange.com potete trovare tutte le opzioni quotate sul mercato Eurex. E sul sito dell'Eurex, questa è la pagina in cui ci sono tutte le quotazioni delle opzioni sull'indice Eurostox 50. OSX è il suo acronimo. Spesso troverete delle pagine in cui la O è sostituita dalla F, FESX è nel caso in cui si parli di future e non di opzioni. Bene, qui abbiamo gli ultimi prezzi, le ultime quotazioni. Questa è una pagina che si aggiorna, i prezzi sono aggiornati, sono in ritardo di 15 minuti. Possiamo, come vedete, scambiare tra opzioni call e opzioni put e scegliere anche la data di scadenza dell'opzione a cui fare riferimento. Come abbiamo annunciato, quindi in questo video parleremo anche di che cos'è lo strike price. Questa è la colonna in cui ci sono elencati tutti gli strike price delle opzioni. Cos'è appunto lo strike price? È il prezzo a cui sarà possibile esercitare quel diritto che abbiamo acquistato con l'opzione, il cosiddetto prezzo di esercizio. Ed è quindi il prezzo al quale il possessore di un'opzione può esercitarla, può esercitare quella facoltà. Quindi nel caso di un'opzione call rappresenta il prezzo al quale è possibile acquistare l'attività sottostante, mentre nel caso di opzione put rappresenta il prezzo al quale è possibile vendere l'attività sottostante. Quindi proviamo a scorrere verso il basso fino a cercare il livello di strike price che si avvicina di più alla quotazione attuale del sottostante. L'Eurostox 50 index oggi si sta muovendo tra i 3230 e i 3250 punti e effettivamente vediamo che questo livello, il 3275, fa un po' da spartiacque tra quelle che sono le opzioni che stanno perdendo valore oggi e quelle che invece ne guadagnano, anche se leggermente, perché non ci sono grandi movimenti, non c'è molta volatilità oggi. Un esempio. Diciamo che siamo leggermente rialzisti sul mercato, pensiamo che alla scadenza, quindi a marzo, il nostro indice scadrà intorno ai 3275 o 3300 punti, e quindi vogliamo sfruttare questo movimento rialzista e andiamo ad acquistare una call con strike price 3275. Questi sono i prezzi a cui l'acquisteremo, cioè tra 31.70 punti e 33.50 punti, diciamo qui in mezzo perché questo è il prezzo bid e questo è il prezzo ask.
Il che significa che essendo l'opzione, valendo l'opzione 10 euro appunto, la pagheremo intorno ai 310 euro, 320 euro. Se avremo ragione, la scadenza a marzo ci consentirà di esercitare questo nostro diritto. Sottostante invece si muoverà molto più rapidamente verso l'alto, cioè nella direzione che speravamo. Abbiamo ovviamente anche la possibilità di rivendere la nostra opzione prima della scadenza. Ovviamente il prezzo che qui vediamo sarà cresciuto notevolmente in quanto il sottostante sarà salito. Se al contrario l'opzione che abbiamo acquistato, il sottostante, tenderà a scendere e non raggiungerà entro marzo il nostro strike price, la nostra opzione perderà di valore, non potremo esercitarla, quindi o la rivendiamo in perdita oppure la teniamo a scadenza, ma perderemo tutto il premio che abbiamo pagato, e cioè i 320 euro a cui l'abbiamo acquistata. Quindi, ricapitolando, ho una visione long sul mercato. Attualmente il sottostante si muove intorno ai 3230-3250 punti. Immagino che a marzo il sottostante raggiungerà perlomeno i 3300 punti, quindi vado a comprarmi una opzione a 3275 punti. Abbiamo detto la pagherò 320-330 punti in base a come riesco a muovermi sul book e attenderò la sua scadenza a marzo. A marzo il sottostante, diciamo che è arrivato a 3300 punti, ho la facoltà di esercitare la mia call. Questa call mi dà il diritto di ottenere il sottostante a 3275 punti, cioè al valore dello strike price della mia opzione. Essendo il sottostante a 3300, io guadagnerò la differenza che c'è tra il valore del sottostante e il mio strike price, che è di 25 punti, moltiplicato 10 punti, 10 euro appunto, che è il valore dell'opzione, avrò guadagnato 250 euro. Ovviamente questo vuole essere soltanto un esempio di scuola, non è certo una strategia che vi sto consigliando. Bene, questo video termina qui. Nel prossimo video parleremo del premio e quindi del prezzo a cui acquisteremo o venderemo le opzioni e della scadenza.